Ci occupiamo del fenomeno già da molti anni, perché ho fatto parte del gruppo che ha studiato tutto il processo che porta alla verifica e all'analisi del maltrattante, quindi dal 2009 con la provincia, oggi città metropolitana. Sono uno dei il nostro comando è uno dei comandi che ha la saletta d'ascolto, che consente al personale femminile appositamente addestrato del comando di poter ascoltare e seguire i casi che ci vengono proposti sulla città. Ecco, a proposito delle salette, adesso sono diversi anni ormai che vengono aperte sul territorio, vengono effettivamente utilizzate? Funzionano bene? Ma le salette vengono utilizzate, purtroppo vengono utilizzate. Che funzionino dipende molto dalla rete, sia a monte che a valle. Il discorso sarebbe molto lungo, però per quanto riguarda la polizia giudiziaria sicuramente funzionano, perché la donna, la vittima, donna, uomo o bambino che sia, deve sentirsi ascoltato, deve sentirsi preso in carico dalla forza di polizia, e quindi sicuramente questo funziona. È un punto fondamentale della rete, che funziona a sua volta se funziona a monte e a valle la rete. Il convegno di oggi ci parla di in qualche modo come si passa dalla cronaca, no? Dai fatti di cronaca alle politiche attive sul territorio. Per quanto riguarda voi, quali sono i punti sostanziali che vanno affrontati? Ma i punti fondamentali secondo me sono tre: pre, durante e post l'intervento di un caso qualsiasi. Pre vuol dire andare a lavorare molto sulla prevenzione, quindi sulle future generazioni, fin dalle elementari. Durante vuol dire avere una preparazione specifica per poter affrontare e quindi accogliere la vittima. E post vuol dire che tutte le misure successive all'intervento, ad esempio, della polizia giudiziaria, quindi anche successive a quelle che sono le denunce, ci vuole un accompagnamento della vittima e non solo della vittima. Io distingo tre casi: l'accompagnamento della vittima, del maltrattante e dell'eventuale violenza assistita a un percorso di reinserimento sociale. Quindi sono tre i momenti fondamentali.